Oggi vi faremo vedere la lavorazione della carne del maiale. Nello specifico sto per confezionare e insaccare il capocollo. Abbiamo sezionato il maiale nelle sue varie parti e abbiamo estratto dei pezzi di carne, tipo il capocollo, il lonzino, la pancetta, il guanciale. Questo che ho in mano io è il capocollo, che ho lasciato sotto salamoia per 8 giorni, unitamente alle erbe aromatiche, tipo il rosmarino, l'alloro, il mirto, le bacche di ginepro e i chicchi di pepe nero, che sono un ottimo conservante naturale e si evita, mettendo queste erbe aromatiche, si evita di mettere eccessivamente sale. Si può risparmiare sul sale, non nel senso di risparmiare, è per la salute. E quindi lo vado ad immergere nel vino per lavare la salamoia in eccesso che si è depositata in questi 8 giorni. Nel frattempo, qui c'è il velo che io ho immerso nel vino per qualche secondo per renderlo morbido, nel quale noi arrotoleremo il nostro capocollo. E quindi lo cospargo un po' di pepe rosso, di peperoncino nostro calabrese, che formerà una cuticola esterna al capocollo. Un po' di pepe nero per insaporire, però con molta parsimonia, perché il pepe nero tinge un po', ecco, di nero la carne, anche se la rende più saporita, però gli leva quel bel colore roceo che c'ha. Ecco il capocollo, lo tolgo dal vino, lo sciococciolare un attimino e lo deposito sul velo. Ancora del pepe rosso sulla carne, che in Calabria non guasta mai. Ma vi posso assicurare che non renderà questo taglio di carne eccessivamente piccante. Un po' di pepe nero. Ecco fatto. Ed ecco che arrotoliamo il capocollo nel velo rotoliamo in maniera che non rimanga aria all'interno e procediamo adesso ad infilarlo nella rete, che lo terrà ben stretto fino al momento della maturazione. Capocollo, leghiamo, ed ecco il nostro capocollo pronto per passare nell'essiccatoio, dove verrà affumicato per 3-4 giorni. Fra 4-5 mesi sarà pronto da affettare e sarà una delizia. Grazie.